Riescono a dire, non so se son peggio le balle oppure le facce che riescono a fare, a parte che i sogni passano, se uno li fa passare, alcuni li hai sempre difesi, altri hai dovuto vederli finire, niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così, niente paura. Niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Tira sempre un vento che non cambia niente, mentre cambia tutto sembra aria di tempesta. Senti un po' che vento, forse cambia niente, certo cambia tutto, sembra aria bella fresca. Italiano, vai vai Claudio, vai. Ok, perfetto, cominciamo allora a fare un ringraziamento a tutte le associazioni aderenti: Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, Associazione Partite IVA per il Territorio, Associazione Italiane Imprese di Intrattenimento, Robby Giusti, Associazione Nazionale DJ, la Rete delle Partite IVA, L'Italia che lavora, partite IVA nazionali, associazioni imprese Salerno e provincia, associazioni imprese e autotrasportatori siciliani, movimento imprese, movimento imprese ospitalità, chiedo scusa, movimento impresa, palestra sportiva dilettantistica, movimento autonomo agenzia di viaggio italiano, centro sportivo educativo nazionale e poi un ringraziamento come ovvio a tutti gli sponsor. Cliente OK, IP Service, Correra, Ristruttur Casa, NetProf, Conflavoro, Caffè a Roma, On Media, Hotel De Vira Group, Lab Parlamento, Steel Promo, Pet Dumbo, La Frutta d'Italia by Di Stefano, DBC Dedalus Business Center, Alfredo Bellucco e sono finite. Io cedo subito la parola al coordinatore nazionale, che è Angelo Di Stefano, dicendo un'ultima cosa. Quando ho detto che in un futuro prossimo tutti possiamo essere partita IVA, ovviamente non era una minaccia, ma è un augurio, perché la soddisfazione che si può ricavare da una partita IVA non ha prezzo, ed è per questo che voi siete qui a protestare a livello nazionale in una piazza importante. Grazie, Angelo Di Stefano. Grazie a tutti, grazie per essere qua, veramente io sono felicissimo. Siamo un'associazione nata da partite IVA, siamo nati sui social. Purtroppo oggi chi ha ideato questa associazione non è tra noi. E perché a girare prendiamo dei rischi e si è ammalato di Covid. In questo momento il nostro presidente Giuseppe Palmisano, una partita come noi, IVA come noi, che ha sofferto e circa un anno e mezzo fa ha avuto l'idea
insieme a tante altre piccole partite IVA in Italia, di creare questa associazione. Vorrei con questo quindi fare un collegamento, perché a casa ci teneva, nonostante sta soffrendo, lui ha deciso un attimo di collegare per fare un brevissimo saluto. Se c'è la possibilità, colleghiamoci e salutiamo. Io lo chiamo Pino, per me è un parente ormai diventato, perché insieme abbiamo fatto piazze, siamo partiti con 5 persone nelle piazze e ormai siamo in tutto il territorio nazionale. Grazie Pino. Ecco, Pino Palmisano Giuseppe, il presidente dell'associazione Partite IVA Insieme per Cambiare. A te la parola. Grazie Angelo Di Stefano, grazie a tutti quanti. Scusate, scusate per la mia voce. Ti sentiamo. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok, allora innanzitutto buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi sicuramente ha fatto tanto sacrificio per essere in quella piazza. Oggi sono veramente orgoglioso di ognuno di voi. Da oggi non siete più soli. E questo è il nostro slogan, perché abbiamo a cuore il problema della partita. Avevo previsto di dirvi tante cose su quel palco, però purtroppo vi dico anche che sono abbastanza arrabbiato con me stesso, purtroppo il Covid-19 mi ha bloccato in casa. Sì, proprio lui. Voglio dirvi che il Covid esiste, ragazzi, quindi non sottovalutatelo, per nessuna ragione. Perché quando vuole lui ci becca. E noi abbiamo tutte le precauzioni possibili, però se ha detto che ci deve beccare, ci becca. Quindi vi dico, vi prego, in quella piazza oggi usate tutte quante le precauzioni possibili. Mascherine, gel, distanziamento, ricordate che il Covid esiste. Io la sto pagando in prima persona e spero che nessuno dopo di me lo prenda, però purtroppo è un dato di fatto che ancora continua ad essere molto veloce per tutti quanti. Quindi volevo dirvi, oltre al discorso del Covid, ormai ci siamo. Io penso che questo giorno sarà ricordato come un evento storico, sì, proprio un evento storico, perché certamente un anno fa, quando c'erano chiusi, abbiamo iniziato a notare, anche se noi vediamo prima di averci chiusi dalla pandemia a notare, stavamo già notando con tutte le ganasce fiscali, le burocrazie, tutte le tassazioni che chiaramente non vanno più bene, quindi stavamo già notando. Però un anno fa, quando ci hanno deciso di chiudere, abbiamo iniziato a lottare per far sentire la nostra voce. La nostra voce, la voce delle nostre categorie, di tutte le partite. Noi non rappresentiamo solo una partita IVA, ma rappresentiamo qualsiasi settore. Può essere locali da ballo, possono essere la ferramenta, l'idraulico, l'artigiano, la palestra, il macellaio, cioè qualsiasi categoria, il libero professionista, il rappresentante, sono tutte partite IVA e tutti quanti hanno lo stesso problema. Non è vero che non abbiamo problemi, i problemi ce li abbiamo e purtroppo oggi ancora di più, e più avanti sicuramente sarà ancora più critica. Quindi oggi è il momento delle partite IVA. Oggi praticamente come non mai prima d'ora finalmente le partite IVA sono unite e sono propositive di questa meravigliosa piazza. Noi non siamo né un partito né contestatori, non ci interessano i colori, non ci interessa niente, né un partito, non è nemmeno un partito, non siamo contestatori, non siamo nessuno, però abbiamo a cuore le partite. Grazie. Ormai
Sì, arrivo due secondi, Angelo. Ormai per la nostra storia siamo quelli del fare. Sì, siamo noi. Presidente, perdonami se ti interrompo, sono brutale, perdonami, ma abbiamo i tempi strettissimi, mi perdonerai, scusa. Assolutamente. Grazie del tuo intervento, grazie della partecipazione. Ricordate. Grazie Presidente. Abbiamo i problemi alle nostre aziende, ci alziamo le maniche e andiamo avanti. Quindi il messaggio è chiaro e forte, da oggi non vogliamo più stare a guardare. Grazie Presidente. Angelo, carica un po' sta piazza, dai. Grazie, grazie Pino, e rimettiti, vedrai che torneremo a combattere, perché noi siamo partite IVA, noi siamo la parte produttiva di questo paese. In un momento come questo siamo qua per gridare, per esigere i nostri diritti. In un momento nefasto come questo, dove la pandemia ci ha causato morti, ci ha causato sofferenze, ci ha causato privazione, patimenti della popolazione, di tutta la popolazione. E purtroppo io vorrei anche un attimo, un applauso, un momento per tutte quelle partite IVA che non ce l'hanno fatta, che hanno chiuso e che noi continueremo a rappresentare, a cercare di farle riaprire, perché noi siamo partite IVA insieme per cambiare, e per chi è rimasto indietro cercheremo di aiutarlo. Siamo venuti qua sfidando prescrizioni, ci hanno spaventato che non potevamo muoverci, finalmente dopo abbiamo vinto la nostra prima battaglia, perché manifestare, essere qua è un nostro diritto, è un nostro dovere, perché non siamo cittadini di serie B, vogliamo il diritto a lavorare. Siamo il vanto del mondo intero per la nostra capacità manifattiera e per l'acutezza di pensiero, per l'innovazione. Abbiamo il miglior comparto produttivo, artigianale, commerciale, agricolo, della ristorazione, dei servizi, abbiamo degli ottimi professionisti. Purtroppo ci hanno abbandonati e ci hanno lasciati allo sbando. Siamo aziende apparentemente fragili, ma siamo caparbie. Conquistiamo i mercati europei, abbiamo creato il Made in Italy, e nessuno lo può negare. Il Made in Italy va tutelato ed è fatto da piccole partite IVA, quelle che voi state abbandonando, quelle che avete lasciato, quelle che state facendo chiudere. Ma noi non molleremo di un centimetro e non permetteremo alle lobby, alle banche, di rimetterci ancora nell'angolo, perché ricordatevi tutti che insieme siamo la più grossa lobby di questo paese, insieme noi siamo noi che possiamo fare il bello e il cattivo tempo. Dobbiamo solo imparare a essere uniti, insieme per lottare, insieme per crescere, insieme per cambiare. Vogliamo dignità, esigiamo i nostri diritti e non tollereremo più questi atteggiamenti. Per anni in questo trentennio siamo stati ignorati dalla politica, siamo stati vessati, ci hanno dato una tassazione, abbiamo i politici che parlano di evasione di sopravvivenza, loro stessi sanno che non è possibile andare avanti con questa tassazione, nonostante per avere dei servizi che stiamo vedendo, perché se ora siamo qua e siamo costretti a chiudere è per l'incapacità di questi governi che hanno nel curare questa pandemia. Noi non la rinneghiamo, ma abbiamo anche i nostri diritti. Il primo diritto che noi abbiamo è un diritto prima ancora della Costituzione, prima ancora di qualunque legge, il diritto alla sussistenza, il diritto alla vita, e non ce lo toglierete, e lotteremo fino all'ultimo, ovunque, per avere la nostra dignità. Game over, i giochi sono finiti. Angelo, ti riposi un attimo?
scusa, questo compito ingrato, ma d'altronde è giusto far parlare tutti, tanto chiuderai la manifestazione e avrai modo di rifarti. Va bene, perdonami, possiamo... devo essere brutale. Ci vediamo dopo. Viva le partite IVA, viva l'Italia! E adesso la parola al presidente nazionale della Confederazione Piccole e Medie Imprese, Roberto Capobianco. Capobianco, le posso fare una domanda veloce? Le posso fare una domanda veloce? La speranza è un bene o un male? La speranza è quella che ci fa alzare tutte le mattine che le cose possono essere migliori. È quello che ci ha spinto a fare imprese, che ci ha dato il nostro sogno quando eravamo ragazzi. Abbiamo creduto nella partita IVA in un modo differente. E oggi invece è un anno che siamo bloccati, siamo fermi, siamo immobili, non abbiamo visto quell'aiuto che ci aspettavamo dopo aver dato tanto, aver pagato tasse e contributi per far sì che l'Italia poteva resistere a 10 anni di crisi. Che cosa abbiamo ricevuto in cambio poi? Niente, un'attesa. E siamo in attesa di un nuovo lockdown, di metterci di nuovo in sospeso, di farci aspettare. Aspettiamo sempre, aspettiamo il decreto ristori, il decreto sostegni, che non basta mai. Serve urgenza, serve ora, serve vicinanza. Confavoro PMI, quando ha conosciuto Partita IVA Insieme per Cambiare, ha capito davvero la bontà, la voglia dei nostri imprenditori finalmente di mettersi in campo. Confavoro sono 10 anni che grida, che ha creato un'associazione di categoria che rappresenta direttamente i diritti, gli interessi delle nostre piccole e medie imprese. E ora è arrivato il momento di reagire, reagire insieme. Conflavoro sarà sempre vicino a voi, Conflavoro è fatta da voi, io sono un imprenditore come voi, ho 30 dipendenti e ho superato con tante difficoltà un periodo difficile che non è tanto il Covid, ma 10 anni che combattiamo per poter cambiare un fisco ineguo, una tassazione ingiusta, un sistema che ci vede non come imprenditori, come risorsa per lo Stato, ma come evasori, come padroni, come sfruttatori. Noi siamo davvero il vero PIL dell'Italia, noi e i nostri dipendenti, i nostri lavoratori. Questo è quello che devono capire, e lo devono capire anche le vecchie storiche associazioni di categoria che hanno preso anche la distanza da questa giornata. Non è più il momento delle lobby associative, ma delle imprese rappresentate direttamente dai nostri imprenditori. E prendiamo le distanze, come abbiamo sempre fatto anche dai sindacati. E vogliamo che il governo finalmente ascolti noi, i nostri imprenditori, che partecipano direttamente ai nostri tavoli, che portano le proposte che voi conoscete, di quello che serve oggi e quello che servirà domani, quando ci sarà una ripartenza e quando sto benedetto piano vaccino sarà finalmente un qualcosa che spetta a tutti, in linea con altri paesi del mondo. Stiamo vedendo quello che è successo per la gestione dell'emergenza, con le mascherine, stiamo vedendo la difficoltà che oggi stiamo affrontando per poter avere una speranza in alcuni settori, nel turismo e nel commercio in particolar modo. Abbiamo visto una stagione invernale finire, ma la speranza non è mai finita nella nostra testa, nel nostro cuore. Questo è quello che ci spinge a essere qui oggi in piazza, a alzarci tutte le mattine, a dedicare parte del nostro tempo in un'azione che porterà le nostre imprese finalmente ad essere ascoltate. Ieri abbiamo avuto un incontro con Salvini, stamattina stiamo aspettando il sottosegretario del Ministero del Lavoro per portare le vostre proposte, le vostre necessità, le vostre esigenze, e siamo in attesa di avere anche l'incontro con il Ministro Giorgetti. Dobbiamo assolutamente unire le nostre forze e non disperdere, questa è la nostra forza. Non dobbiamo più essere e sentirci soli. Le tante associazioni presenti, tanti movimenti in maniera coordinata devono muoversi compatti e presentare delle proposte per il bene delle nostre aziende, abbattere le tasse, sospendere il blocco di licenziamenti, ma dare ugualmente la cassa integrazione, rivedere il sistema dell'accesso al credito. Quest'anno sarà un bagno di sangue, c'è bisogno davvero di una pace fiscale, di una tregua fiscale per tutto quello che è successo nel 2020, altrimenti non partiremo da zero. Quando ripartiremo? Ripartiremo da -1000 e non ce la possiamo fare. Presidente, perdonami, anche tu, ti chiedo... Assolutamente sì, davvero, forza ragazzi, la speranza non deve mai morire, combattete per la vostra libertà, la vostra dignità, forza Partita IVA. Grazie Presidente. Io invito sul palco Barbara Cannata. Barbara, innanzitutto buongiorno. Io ho letto la tua storia. Hai letto la mia storia? Ho letto la tua storia e vorrei che tu la raccontassi. Io mi sono commosso. Quindi ti prego di raccontare la tua storia, perché la storia... Facciamo tutti... piangere tutti allora. Non ha importanza, ma è la storia di tutti quelli che sono qua. Prego. Mi metto davanti, mi levo la mascherina, sono da sola.
Intanto buongiorno popolo delle partite IVA, io la mia storia ve la riassumo in un secondo, attività chiusi, sogni finiti, questa è la mia storia, sono un'impresa donna, sono una madre, non sono riuscita, mi chiamo Barbara Cannata, sono una persona, non sono riuscita a portare avanti l'idea che avevo promesso a mia figlia. Questa storia commovente non ve la racconto perché devo attirare le attenzioni su di me, ve la racconto perché vi dovete chiedere tutti perché io ho chiuso per una semplice ragione. Ho letto il primo DPCM, quello del 31 gennaio 2020. Che cosa ho letto nel DPCM? Una mancanza di volontà di tutelare i rapporti tra i privati, per esempio tra locatore e locatario. Non ho letto un depauperamento delle tasse accessorie nelle utenze, un DPCM e tutti gli altri che si sono susseguiti che non hanno assolutamente tenuto conto della vocazione del territorio. Io oggi sono qua per parlare proprio di vocazione del territorio, tutta l'Italia ha vocazione turistica, noi siciliani siamo conosciuti in tutto il mondo per identità e tradizione, sapori e cultura, beni culturali d'eccellenza, si è fermata la vita di quasi il 100% del popolo di Sicilia, qui ce ne sono tanti di noi, io vi parlo di negozi di calzature, di abbigliamento, abiti da cerimonia, fiere, sagre, bar, ristoranti, gelaterie, perdonatemi se mi dimentico qualcuno, palestre, service, gallerie d'arte, ma vi rendete conto di quanta gente parlo? Vi rendete conto che sto parlando di loro, dei loro dipendenti e di altrettante famiglie? Una gestione pandemica assolutamente scriteriata. Che cosa chiediamo noi oggi al governo? Chiediamo sostanzialmente il ripristino dell'equità sociale, ancor più del diritto al lavoro, perché noi che abbiamo fatto impresa ci possiamo inventare mille imprese, ma il ripristino dell'equità sociale ce lo deve dare lo Stato. Lo Stato ci deve rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, politico, economico che ci hanno ridotto ad uno stato di indigenza. Questo non lo posso più tollerare. Ho tre domande da fare. Una la rivolgo al Presidente della Repubblica, sperando che mi ascolti. Lei è il garante della Costituzione. Come intende fronteggiare questo stato di emergenza? Come intende trattare i suicidi di Stato? Questa è una risposta che non avremo mai se non lottiamo, se non ci uniamo tutti insieme. E al di là di queste problematiche, noi dobbiamo sapere come affrontare le emergenze immediate che fanno vedere un futuro nebuloso. Potremmo riaprire le attività commerciali dopo le 18 perché seguiamo i protocolli di sicurezza, potremmo detassare gli immobili in locazione ad uso commerciale, potremmo fare politiche attive, ammortizzatori sociali, chiediamo emergenza e rilancio. Se rimbalziamo su muri di gomma vi dovete chiedere perché. Io rappresento le partite IVA del popolo siciliano, i lavoratori autonomi. Che cosa chiediamo oggi? Unione, unitevi a noi, unitevi a tutti i marchi che meglio vi rappresentano, ma siamo persone, una voce, una memoria, identità, tradizione. Le donne non possono fare 50 anni di passi indietro. Fatevi sentire, fatevi sentire! Brava, bravi siete tutti voi che avete preso un pullman, avete perso la macchina, siete venuti per starci accanto. Bravo è Pino Palmisano che ci ha messo la firma e ci ha messo la faccia insieme ad Angelo Di Stefano. Bravo è Simone che da Roma mi ha aiutato. Bravo è Damiano che mi ha aiutato nella mia città. Bravi siete tutti quanti, ma ci dobbiamo unire, non dobbiamo arretrare di un solo passo, perché arretrare significa essere schiavi felici. Non è il futuro che voglio per me e neanche per mia figlia e neanche per tutti voi. Per questo ci metto la faccia, lotterò fino alla fine, mi girerò tutta l'Italia. E una cosa vi voglio dire, al di là di uno sciopero economico-politico dove contestiamo assolutamente le decisioni degli organi giurisdizionali, abbiamo pronto un atto di messa in mora del governo, partecipate numerosi. Io sono Barbara Cannata, grazie, una voce Barbara. E una memoria. Grazie Barbara, per me era difficile interrompere. Lo so, bravo. Grazie. Danca. Adesso per l'associazione Partite IVA per il territorio il presidente Massimo Gervasi. Massimo! Grazie, grazie, buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Massimo Gervasi dell'associazione
Abit Italia, associazione partite IVA del territorio Italia, sono una delle tante spontanee associazioni oggi in campo. Io voglio un attimino, e mi scuso con chi ha organizzato il tutto con partite IVA insieme per cambiare, che ringrazio, grandissima organizzazione, ma vorrei un attimino saltare un gradino, anche per lasciare posto a chi come professionista avrebbe da dire cose più importanti di quelle che possiamo ribadire noi in questo momento. Non stiamo a ripeterci continuamente, a dire sempre le stesse cose. Quindi chiedo per cortesia a PIN, alla rete delle partite IVA, a mio Paolo Bianchini, se fosse presente, ancora non l'ho visto. È importante in questo momento, e chiedo anche a voi di dedicare, di lasciare il nostro spazio a coloro che hanno da parlare come professionisti di economia e di altro, e quindi cercheremo di sfruttare i nostri 5 minuti solo con questa occasione. È importante in questo momento l'unione, ecco perché li ho voluti un attimino in campo. Noi siamo l'unione, noi siamo l'esempio dell'unione, è quello che manca in questo paese. In questa piazza ci dovevano essere tante persone in più, in questa piazza ci dovevano essere tante associazioni in più, le associazioni che si distinguono per un percorso diverso dagli altri. Noi dobbiamo essere una sola categoria, quella delle imprese e delle partite IVA. Non esiste un'altra categoria, perché già tutti insieme siamo comunque pochi, e non va bene. Noi stiamo facendo il gioco dei poteri forti che vogliono la divisione, che si alimentano sulle divisioni, e questo noi lo dobbiamo evitare. Chi crede in questa battaglia deve essere unito, deve essere unito. Quindi vi chiedo di allontanarvi da coloro che invece vanno nell'individualismo, in un percorso individuale assoluto. Poi passo la parola a Marina, passo la parola anche ad Antonio Sorrento. Una cosa importante: basta con questa eutanasia economica, basta con questa eutanasia fiscale. Ci stanno uccidendo. Noi pretendiamo di andare ai tavoli, anche noi istituzionali, principalmente per una curiosità: che cavolo vi raccontate ogni giorno mentre la gente fuori sta morendo? Che cavolo vi raccontate? Un anno, è passato un anno. Non vado oltre, passo la parola ai miei colleghi, grazie. Buongiorno a tutti, sono Gairola Marina, la rappresentante, la coordinatrice nazionale della rete delle partite IVA. Oggi non faremo nessun muro del pianto, sarò molto veloce perché comunque tutti sappiamo cosa c'è di bisogno per noi, per le partite IVA. La nostra associazione è nata in maniera spontanea prima della pandemia, un'associazione che è nata con lo scopo di tutelare tutte le partite IVA indistintamente da settore o categoria, perché siamo, non siamo soltanto, come dico sempre, 11 numeri, ma le nostre attività sono nate da un sogno, da un'anima, di un sacrificio di anni e anni, e ci sono stati distrutti in 30 anni di attività. Ci avete fatto chiudere. Abbiamo tutelato tutte le partite IVA durante il lockdown, con il nostro comitato tecnico scientifico abbiamo fatto petizioni insieme a Abit, insieme a PIN, abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, siamo andati in quinta commissione bilancio a presentare progetti, istanze e anche proposte concrete. Oggi abbiamo bisogno di una risposta concreta, perché dopo un anno siamo qui e non abbiamo ancora avuto nessuna risposta concreta. Vogliamo dei tavoli tecnici dove noi, che alziamo tutti i giorni a Serranda e sappiamo quali sono i problemi nostri, li sappiamo noi, non chi ci sostituisce, dobbiamo assolutamente essere presenti a quei tavoli e dire quello in maniera concreta, quello di cui c'è bisogno. Però la politica deve rispondere, speriamo che questo governo lo faccia, siamo sempre speranzosi, però sta a noi, perché noi pretendiamo che la politica risponda, però dobbiamo rispondere nelle piazze, perché oggi siamo tanti ma siamo pochi. Però oggi daremo una notizia molto importante, perché la cosa più importante è essere uniti, come diceva il collega Massimo. Noi siamo riusciti a fare squadra dopo un anno e ne sono ben lieta di dire che Massimo Gervasi di Apit, Raffaele Saviano, PIN, Antonio Sorrento, mio Paolo Bianchini, che oggi purtroppo non può essere con noi, l'Associazione Nazionale delle Ludoteche, abbiamo fatto squadra, e questa è la cosa più importante. E vogliamo dire a chi è nel palazzo che da oggi deve incominciare a preoccuparsi, perché nel momento in cui le partite IVA si uniscono è un bel problema, perché noi siamo la spina dorsale dell'economia italiana. Ora lascio la parola a Antonio Sorrento di PIN, grazie a tutti.
Grazie Marina, grazie a Massimo Gervasi. Io intanto vorrei dire grazie a voi tutti. Sono Antonio Sorrento, presidente nazionale PIN Partite IVA Nazionali, nati prima del Covid. Mi sono appuntato qualcosa perché non voglio essere ripetitivo, voglio essere abbastanza concreto e pragmatico oggi. Quindi grazie a voi tutti e grazie agli organizzatori di questo palco per essere qui. Il sindacato è importante per noi tutti, per la nostra tutela. Io oggi qui su questo palco potrei urlare la nostra rabbia raccontando tutto ciò che noi tutti conosciamo bene ormai da tempo, ma oggi vogliamo spendere pochi secondi per raccontarci qualcosa di nuovo, quel qualcosa che è l'unica strada da percorrere per essere considerati non solo dei numeri, non solo dei numeri, non solo dei codici fiscali, perché così è. Bensì persone, bensì madri e padri di famiglie italiane che vogliono lavorare. Noi siamo quelle donne, quegli uomini, quegli imprenditori e quelle imprenditrici che lavorano ogni giorno e rappresentano la spina dorsale di questo paese. Lo ripetiamo, lo gridiamo, lo diciamo più volte in televisione, in Parlamento, in piazza, ma evidentemente non è ancora chiaro, dobbiamo sottolinearlo ancora molte altre volte, che si impegnano per le proprie imprese attivando mutui, prestiti, finanziamenti, sostenendo anche le tante famiglie delle donne e degli uomini dipendenti delle nostre imprese. Per ricordiamo, i nostri dipendenti sono figli della nostra impresa, sono nostri figli, non riuscirete mai a metterci contro i nostri dipendenti, e questo è certo. Questo siamo noi. Siamo stanchi di essere considerati quasi un peso per la popolazione, siamo stufi di essere additati dall'Agenzia delle Entrate come dei criminali, siamo infastiditi di essere utilizzati dalla politica all'occorrenza, siamo molto arrabbiati nel contare ancora una volta il fine vita di un collega partita IVA che lascia per sempre la propria famiglia in una straziante solitudine, tragedie che possono comprendere solo coloro i quali si trovano all'interno di queste famiglie. Ma noi oggi siamo anche qui, e concludo, per loro, per lottare per loro, per sottolineare il nostro sangue, con il nostro sangue di imprenditori onesti e laboriosi, l'importanza di quest'unione, l'unione delle sigle e l'unione di tutte le partite IVA d'Italia, l'importanza di un'unione generale e univoca di tutte le categorie, perché se è vero, amici, ascoltate, se è vero che oggi rappresentiamo poche gocce in mezzo ad un oceano, è pur vero che gli tsunami non lasciano pochi differenti, non lascia nessuno indifferente, quindi unione, unione, unione! Grazie, grazie, grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie. Adesso il segretario generale Consalf, Angelo Margiotta. Buongiorno a tutti, per chi non lo sapesse la Comsal è la Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi, cioè quindi l'altra voce del sindacato dei lavoratori. Vogliamo vivere. Che cosa ci contraddistingue e mi contraddistingue? Un credo unico, cioè una convinzione unica, e cioè che il benessere del lavoratore noi lo possiamo perseguire soltanto attraverso il benessere dell'impresa, attraverso la crescita delle imprese. Tant'è che insieme a tante associazioni datoriali di lavoratori autonomi, di imprenditori, abbiamo anche costituito la consulta dei lavori, cioè a difesa. A fare i chilometri per venire a sentire i presidenti, poi ci devono ascoltare, ci siamo rotti in mezzo, ci devono facciare le licenze, ci devono portare i figli. Dicevo, noi siamo stanchi, persone, non dobbiamo sentire via nessuno, siamo stanchi, sentire, ci siamo rotti in mezzo, siamo stanchi. Siamo fermi, 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 siamo fermi,
abbiamo sentito dire al Presidente che bisogna ascoltare i lavoratori, bisogna mettere in atto le strategie. E bisogna ascoltare, le istituzioni sono assenti, sono assenti! Noi siamo l'ultima ruota del carro! Noi siamo l'ultima ruota del carro! Non diciamo! E voi dobbiamo tutti lavorare! Questo che oggi facciamo! Mauro, Mauro, fai parlare gli altri, dai, e dopo ti faccio parlare, Mauro! Non c'è bisogno di parlare con voi! Andiamo da soli! Ma che sappiamo Distanziatevi per favore, distanziatevi. Non vi incalcate! Andiamo di nuovo! Chi vuole sapere, ci segua! Vi prego, mantenete le distanze! Mascherine e distanze, per favore! Chi vuole seguirci ci segua, Mauro, la mascherina, Scusate un attimo, io capisco, siamo tutti quanti arrabbiati, però dobbiamo mantenere le distanze, o se no ci danno degli untori. Rispettiamo le regole, perché se no qua passiamo noi dalla parte del torto, siamo le vittime, non siamo quelli che vogliono creare disagi, perché noi teniamo alla salute, nostra, delle nostre famiglie e dei nostri dipendenti. Per favore rispettate il distanziamento. Vorrei andare avanti, faremo parlare tutti, non tutti hanno certi toni, ma abbiamo anche il diritto di dare voce anche alle persone più calme, perché anche loro sono partite IVA, non urleranno come noi, però hanno diritti anche noi. Se vai a chi urla di più, ti assicuro che io urlo più di te, perché io ho girato tutta l'Italia, anche piazza da 5 persone, per chiedere quello che stai girando te, e non ci fermeremo, ma non create scompiglio, siamo partite IVA, siamo organizzati e non accederemo ni un millimetro. Per favore rispettate le regole, perché noi sappiamo lavorare solo così. Bravo Angelo! Mauro, Emilio! Ah, fallo. Vorrei continuare con gli interventi. Andrea, per favore.
Prego, prego, chi stava parlando? Allora, capiamo la rabbia, perché siamo tutti arrabbiati, siamo tutti incazzati, come si suol dire. Io però voglio stamattina significarvi, cioè manifestarvi, la vicinanza del sindacato dei lavoratori, perché non siete soli, c'è un grande sindacato che fa contratti, che dà la possibilità a tutti coloro, a tutte le associazioni di impresa, associazioni di lavoratori autonomi che non si riconoscono nei grandi potentati economici, hanno un riferimento ed è la Comsal, che io stamattina sono qui a rappresentare essendo il segretario generale. Vi voglio dire, non siete soli, perché a questa rabbia dobbiamo cercare di dare un seguito. Grazie, possiamo passare oltre? Sì, un attimo solo. Prego. Quindi dobbiamo dare un seguito. Se si può avviare la conclusione, grazie. Dopo un anno la gente è arrabbiata. Dobbiamo capire che non basta protestare. Poi dobbiamo avere la capacità di portare avanti delle proposte tutti insieme, perché oggi voi siete arrabbiati per i problemi contingenti, ma dovete capire che i tempi che verranno saranno ancora più difficili. Le proposte le fate voi, le facciamo noi. Noi siamo in grado di fare la nostra protesta. Sì, grazie mille, la devo invitare cortesemente alla conclusione perché devono parlare. Le proposte devono venire da noi, non dai sindacati. No! No! La devo invitare alla conclusione perché devono parlare i sindacati. Mi scusi, allora, devo avviare. Allora, devo presentare i coordinatori per la regione Abruzzo, partite IVA insieme per tutti. Grazie. Hanno ragione, noi lo facciamo, i sindacati. Perfetto. Tutte le sigle sindacali hanno portato la notizia. Adesso è l'intervento dei signori Giuseppe Bucciarelli e Fernando D'Antonio. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono Giuseppe Bucciarelli, vengo dall'Abruzzo, qui ho Fernando D'Antonio per partite IVA insieme per cambiare. Allora, io farei un bel applauso alla partita IVA per stemperare un po' i toni. Facciamo un applauso alla partita IVA, stemperiamo i toni. Noi siamo pacifisti, non siamo aggressivi, siamo le partite IVA d'Italia, in primis, ok? Allora, l'Abruzzo è una regione piccola, a vocazione turistica. Scusatemi, stiamo in diretta, non vi dispiacere. La notizia è importantissima, siamo appena stati convocati dal MEF e andremo lì più tardi a chiedere diritti. Non ci fermeremo e non lasceremo neanche un centimetro. Vogliamo i soldi, vogliamo gli indennizzi e vogliamo lavorare. I diritti, vogliamo i nostri diritti. Grazie. Un applauso a Angelo Di Stefano, che è il nostro motore e la direzione artistica dell'associazione. Grazie Angelo, grazie. Allora, dicevo, noi da un anno che siamo fermi, non abbiamo soldi, sono finiti, non ci sono i ristori. Abbiamo bisogno di aiuto oppure di riaprire le nostre attività. Fateci riaprire le attività. Vogliamo riaprire i nostri negozi, il nostro commercio. Noi dobbiamo sfamare i nostri figli. Quindi è importante questo. Quindi o il governo ci aiuta con i soldi, ma un aiuto concreto, non a chiacchiere. Quindi o ci aiutano oppure fateci riaprire in sicurezza. Noi in Abruzzo, noi questa mattina siamo partiti con un autobus, siamo venuti qui a Piazza del Popolo a gridare la nostra sofferenza. Siamo dei pacifisti, ma noi gridiamo la nostra sofferenza. Aiutateci. Adesso io chiudo qui il mio intervento perché diamo spazio a tante altre associazioni. Una cosa importante è l'unione. Se noi ci uniamo tra le associazioni di tutte le partite IVA, quello sarà la nostra forza.
Quindi grazie a tutti, forza partite IVA e andiamo avanti alla grande. Grazie, l'Abruzzo vi saluta. E lo può dare, grazie. Eccoci, allora, il signor Carmelo Miragliotta adesso può salire sul palco. Ma chi è? Togliere la mascherina, visto che sono... Sì, è da solo, quindi se la può togliere, prego. È acceso, mi sentite? Ok, Carmelo Miragliotta, sono appena arrivato, 700 km da Alessandria. Il mio mestiere è l'agricoltore, abitualmente una volta si diceva contadini, ma adesso hanno cambiato anche il nome, agricoltore. Allora, ho fatto 3 mesi di chiusura l'anno scorso e mi avvio a 3 mesi ancora adesso. Ho le celle, io produco carne da animale allevato allo stato libero. Produco ortaggi, produco frutta biologica, ho tutti i frigoriferi pieni e le stalle piene anche quelle, anche di animali che avrebbero dovuto già essere sulla tavola dei miei clienti, per cui anche un agriturismo. In più io servivo tanti miei colleghi, soprattutto ristoratori dell'Alessandrino, dell'Astigiano, del Vercellese, sono spariti tutti, poveracci. Io sono a casa mia e ancora sopravvivo, ma ho tanti di quei colleghi con affitti da pagare, con bollette da pagare, che sono in ginocchio con la lingua di fuori. A quel mio amico che prima mi ha detto noi siamo arrabbiati, anche quella signora, io sono 20 anni che sono arrabbiato e non potete immaginare quante lotte ho fatto e ho subito 3 processi per disobbedienza all'amministrazione pubblica, sempre per cercare di far valere i nostri diritti, che fondamentalmente solo uno, il diritto al lavoro. Ora voi dovete prestare, anzi, vi voglio prima ricordare una frase che ho sentito 48 ore fa. Le vostre preoccupazioni sono le mie preoccupazioni. Vi ricordate che l'ha detta? Forse l'avete sentita anche voi. No, se eravate disattenti. L'ha detto il nostro primo ministro. Ebbene, noi oggi siamo qui, facciamo finta di credergli, ma siamo convinti che lui non conosca tutte le nostre preoccupazioni, perché lui vive in un ufficio vellutato e noi invece abbiamo, io, i calli alle mani e voi probabilmente le dita scottate da qualche fornello che non funziona bene. Quindi noi gli dobbiamo ricordare tutte le nostre preoccupazioni. Prima di tutto l'invasione delle multinazionali e delle catene di franchising, quelli ci stanno togliendo il fiato, ci stanno togliendo il cuore, ci stanno togliendo il portafoglio e ci stanno togliendo l'avvenire. Non va bene che noi ci tassino il 60-70%, mentre quei signori vengono tassati al 2% e forse anche meno. Signor Primo Ministro, questa è la maggiore preoccupazione che noi abbiamo. Un'altra cosa che vi voglio dire. Un'altra e basta, la prego. Un'altra e basta. Di andare alla conclusione, sì, per favore. Finisco alla conclusione, allora vi dico questo per tagliare. No, voi non lo sapete, ma noi siamo in totale 22 o 23 milioni di persone. Vi faccio il conto in 20 secondi e poi chiudo. 4 milioni e mezzo le partite IVA. Ognuno di noi ha almeno 2 familiari che tengono, ma forse di più, ma almeno 2 a cui noi stiamo a cuore. E già siamo arrivati a 13 milioni e mezzo. Poi ognuno di noi ha mediamente un collaboratore, o 2 o 3 o 4, mettiamo pure 1, e sono altri 4 milioni e mezzo di collaboratori, e arriviamo a 18 milioni. Ogni persona, ogni collaboratore, anche lui a sua volta ha un compagno, una moglie, un marito, una compagna, qualcosa. Arriviamo a 22 milioni e mezzo. Noi dobbiamo muovere questa gente. Con questo qui noi siamo non una potenza, ma
una superpotenza. Grazie mille, grazie, grazie. Okay. Adesso la parola all'Associazione Imprese Salerno e Provincia con Donato Giudice e Emilio Manzi. Ragazzi, buongiorno a tutti. Vedo che gli imprenditori e i commercianti romani stanno abbastanza bene. Non vedo nessuno, siamo nella capitale, siamo 400-500 persone. Questa è una vergogna. Questa vergogna! Vergognatevi, state lavorando! Allora ragazzi, è passato un anno, questi due mesi al governo hanno cambiato il nome da decreto ristori a decreto, come si chiamano? Non manca ricordo. Sostegno, mentre noi moriamo, il tempo per noi è morte, accumuliamo debito, non ce la facciamo più. Ci sono persone che muoiono di Covid, appena accendiamo la TV sentiamo morti di Covid. Oh! Facciamo lavorare noi, yo! Inaccettabile! Bello! Fammi parlare! Mi fa parlare! Ma ti ha sentito! Ragazzi! Ma che hai capito? Ma che hai capito? Ragazzi, ogni giorno accendiamo la TV e sentiamo parlare di morti di Covid. Ci sono famiglie che piangono i loro cari, che si sono suicidati e non ne parla nessuno per colpa di questo governo. Buonasera, buongiorno, anzi buongiorno, cortesemente sentito, ma pure alla bascia. È un anno, l'anno scorso, che si chiama qua fuori al balcone, dicevamo tutti uniti si vince. A nostra unione, l'Italia sta vivendo mentre noi stiamo morendo. Le fabbriche stanno a centinaia, gli operai che lavorano, gli uffici lo stesso. Roma in zona gialla, non ci sta nessuno. E i supermercati si stanno arricchendo. I tabaccai lo stesso, i frutti vendoli, i pesci vendoli. Noi stiamo l'agnello sacrificale per questa gente. Bravo! No, non siamo l'agnello a mangiare niente. Dobbiamo essere tigri perché ci hanno rotto le scatole. Un plauso, voglio ringraziare le forze dell'ordine che stanno qua. Ma avete sbagliato piazza, i delinquenti stanno a 200 metri, non vi dovete prendere! Grazie ragazzi! Quando civilmente non riusciamo a fare niente. Ok, adesso per l'Associazione Partita IVA Nazionali il signor Antonio Sorrento farà un intervento, fa anche rima. No, non c'è, perfetto. No. Allora il signor Sorrento... Io mi aspettavo una presenza di una era una rima, il signor Sorrento ci raggiungerà tra poco, quindi iniziamo con il Made in Italy, il vicepresidente nazionale Francesco Tribuzio per l'Associazione Partite IVE per Cambiare. Se devono morire di mano loro, muoio di mano mia, come dico io. E la signora Ferrante. Ferrando, scusate. Sì. Salve, benvenuti a tutti. È vero, gli animi sono caldi. C'è molta rabbia, c'è molta tensione. Ma non è che la rabbia, non è con la rabbia che possiamo combattere un sistema che ci sta avvelenando, un sistema che sta distruggendo l'economia italiana. Vi capisco signori, vi capisco perché io sono partita IVA come voi e come voi ho tutte le problematiche di una partita IVA. Sì, lo so. Noi dobbiamo... Sì. Sì, come no, è vero, ma non basta. I problemi che riguardano la parte IVA che tutti quanti oggi noi stiamo soffrendo con il Covid che li ha accentuati. Il Covid esiste, sì. Ma devi smettere però, la devi smettere perché non fai niente così, non risolvi niente così. Con la rabbia non risolvi niente. È il punto, che risolvi? Stiamo qua per risolvere.
Allora, uno dei problemi grossi della produzione italiana, di questa spina dorsale che produce benessere per tutta l'Italia, amici miei, è anche la fuga delle aziende all'estero. Pensate che da un'indagine fatta fino al 2011, solamente nel nord-est sono andati via 27.000 aziende. E sapete chi sono queste aziende? Sono piccole imprese, sono medie imprese, sono artigiani, persone che avevano aziende in Italia che davano lavoro a tanti lavoratori e producevano benessere. Questo è un danno grosso per tutta l'Italia. Noi chiediamo al governo di fermare immediatamente questa emorragia di aziende che vanno all'estero. Vanno all'estero perché non riescono ad avere qualcosa come si deve per poter operare, con la burocrazia, con le tasse, con la logistica, con i posti di lavoro, diciamo quelli pubblici, che sono lunghissimi. Non riescono ad essere all'altezza di quello che è invece una partita IVA, che è molto più veloce, molto più immediato in quello che deve fare. Ma non solo, pensate a quanto toglie tutta questa produzione a noi italiani, ma pensate anche ai cervelli. Noi abbiamo meno 13% di persone, di scienziati, di ricercatori che vanno all'estero. Questo, signori miei, è oro, è tesoro per l'Italia. Noi dobbiamo assolutamente dire al governo che deve fermarsi questa emorragia di lavoro, perché questo è il lavoro sottratto a noi. Non bastano solamente i 4 milioni e mezzo di aziende, di piccole aziende, ma ci sono tutte quelle che stanno fuori e devono farle rientrare. Dobbiamo incentivare queste aziende, lo Stato deve incentivare queste aziende a rientrare in Italia, perché creano benessere, creano posti di lavoro, creano ricchezza per tutti quanti noi. Oltre a questo c'è anche un'altra cosa che va preservata in Italia, che siamo titolari di un qualcosa di unico, ma di questo ve ne parla la dottoressa Elena Fernando. Grazie Elena. Grazie a tutti. Allora, io sono la delegata della regione Liguria e conto zero, sono una partita IVA e sono anche un europrogettista. Vado subito al sodo. È vero, ha ragione quel signore, ha urlato. Abbiamo avuto un imprenditore che si è messo qua in ginocchio perché nessuno l'ascolta. Allora, parliamo di cose concrete. Perché vedete, io mi sono fatto un discorso, ce lo siamo fatti tutti, ma alla fine contano i fatti. I fatti sono che siamo in ginocchio. Ma andiamo a vedere perché. Perché io porto un argomento che sento tutti i giorni sulla pelle, che è il Made in Italy. Perché qua facciamo tanti discorsi, ma il Made in Italy prima era un modo di dire, no? Produrre italiano. Ok, adesso è diventato un brand. Un brand vuol dire una marca, un marchio che va tutelato. Ma allora parliamo di, non so, Prada, Gucci, Parmigiano Reggiano, Natuzzi, potrei stare qua a parlare delle ore del vero marchio italiano. Ma questa è una storia. L'altra storia è il calzolaio che tanti mesi fa ormai mi aveva fatto le scarpe a mano sul lago di Como, costate la metà di molte marche firmate, ma di una bellezza assoluta, assoluta. Questo signore, che tra l'altro conosco, che ho sentito perché mi è rimasto nel cuore, ora ovviamente le sue vendite sono scese, ma non è così che bisogna fare, non è così. Noi come associazione non siamo venuti qua a fare una passerella, perché io sono una consulente d'azienda, un europrogettista, quindi abbiamo un lavoro, per quanto riusciamo a mantenerlo. Siamo qua per passione, per metterci la faccia. La nostra faccia è quella di dire che non esiste al mondo che non ci sia un piano di programmazione, di organizzazione per il Made in Italy, perché lo vedo dai miei clienti, lo sento dire da tutti gli imprenditori ormai, che non c'è tutela, perché siamo un brand, ma un brand che però va valutato. E parliamo di cose concrete, parliamo dell'etichetta a batteria che dall'Italia è stata proposta col diretti Unione Vini Italiana, sono arrabbiatissimi perché si è passati dalla proposta di dire vi insegniamo a mangiare, vi insegniamo a bere e smettiamo sui nostri prodotti la bellezza della dieta mediterranea, cioè vi insegniamo a mangiare, invece siamo passati a delle etichette dove ci sarà semplicemente scritto che il nebbiolo fa venire la cirrosi epatica e il prosciutto cotto di Parma, il colesterolo. Ora, zitti non ci stiamo. Noi siamo qua perché la Coldiretti sta facendo una battaglia, Unione dei Vini Italiani anche, e noi non stiamo zitti. Però non c'è solo questo, perché c'è anche un altro nostro nemico, perché forse il governo non lo sa che siamo una penisola.
perché noi abbiamo le spiagge e il nostro nemico è la Bolkestein e non è del 2031 come continuano a dire, perché noi, io vengo dalla Liguria e tra un anno abbiamo questo problema, tra un mese, tra un giorno. Sapete come si potrebbe uscire dalla Bolkestein? Con una frase: uno, noi non siamo in vendita; due, le spiagge non sono servizi, sono dei beni, ok? Dei beni. Siamo gli unici che diamo, che chiamiamo le spiagge come servizi. Questo ci fa rientrare nella Bolkestein. Questo vuol dire che ci mettono in vendita, ma noi non siamo in vendita. Non possiamo aspettare che le multinazionali, perché se ci mettono all'asta, ci compreranno chi? Le multinazionali. Ma l'Italia non può essere data alle multinazionali. Vi assicuro che questo non è un discorso di sicurezza. Perché io in Liguria ho chiesto alle associazioni balneari. Le chiedo scusa se si può avviare alla conclusione. Sì, assolutamente. Grazie. Questo per dirvi che non facciamo battaglie a caso, ma combattiamo per la Coldiretti, combattiamo per i nostri imprenditori, combattiamo per le spiagge, combattiamo per il Made in Italy. Questo è quello che noi stiamo facendo. È vero che abbiamo parlato di sostegni e di ristori, ma dobbiamo guardare anche al futuro. E non è una passerella questa, è un modo per dirvi che la nostra associazione con i professionisti si impegna a presentare delle domande concrete al governo, che devono per forza ascoltare, perché devono. Vi ringrazio a tutti. Vai. Combattiamo. Grazie. Per la ricchezza italiana. E per il territorio nostro. Assolutamente. È nostro. Balneari che non sanno che devono fare, se rinnovare o non rinnovare le concessioni, se le comprano. Buongiorno. La Germania vuole questo. Mi chiamo Silvestro Tarragoni, sono il presidente di un'associazione che ha fatto già dei miracoli nel lontano 2003, parlando di cartolarizzazione. Ma questo è un altro discorso, era una truffa da 400 miliardi organizzata dal governo all'unanimità, ma va bene così. Quello che vi voglio dire, no, che noi siamo qua rappresentati da una marea di associazioni, che però nessuno di questi vi può rappresentare, perché anche se non pagate l'associazione nazionali, quelle che vi rappresentano, quelle che vanno a fare il piano del commercio, no? Che sono Confesercenti e Confcommercio, no? Poi non arriveremo mai da nessuna parte. O ci uniamo, vi unite, perché io ho 80 anni e me ne devo andare, con qualsiasi sigla, basta che sia una, e fate tremare i piedi a quelli che vi hanno rappresentato da sempre, tradendo esattamente quello che noi volevamo. Perché io ricordo quando si facevano le assemblee. E che cosa avete fatto? Che cosa avete fatto? Adesso dobbiamo fare un qualcosa. Quello che puoi fare adesso è essere rappresentativa. Finché non sei fuori, stai. Finché non sei rappresentativa, che ci mandi qualcuno al tavolo delle trattative, hai perso. Lo capisci che hai perso? Abbiamo perso. Abbiamo perso. Va bene, grazie. Chi vi rappresenta è altri. Grazie. Vi rappresenta il vostro nemico. Vi rappresenta il vostro nemico. Se non capite questo, mettete a capo di un'unica associazione. Grazie, 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 grazie. Grazie. Grazie, un attimo di attenzione per favore, che passiamo al settore turismo e ristorazione, insomma, e bar, con il, diciamo, e apre il signor Manuel Pagan, che è coordinatore partite IVE per la Valle d'Aosta. Diamo la parola a lui. Anch'io mi tolgo la mascherina perché sono da solo e non posso contagiare nessuno. Allora, ieri sera ho avuto una visione, ho visto il mio futuro, ero qui in albergo, ovviamente era un B&B, dunque non c'era la cena, ho dovuto chiamare Glovo, mi è arrivato il corriere, un ragazzo di colore, tristissimo, e nei suoi occhi io ho visto il nostro futuro. È questo che noi vogliamo?
Sapete quello che vogliono fare? Vogliono farci diventare tutti degli schiavi. Vi do una bella notizia comunque. Vediamo se vi rallegro un attimino. Ieri il Sole 24 Ore titolava Piazza Affari Milano più 3,1%, il Dow Jones record. Non siete contenti? Da morire! Siete contenti? Più 3,1%. Ma sapete che in questo momento, mentre noi siamo qui, in qualche stanza, non tanto distante da qui, stanno stappando lo champagne, perché quel 3,1% in più significa ricchezza per loro, ovvero per le banche, per le multinazionali e per i governanti collusi con loro. Ora che cosa dobbiamo fare noi? Io comprendo, mi ero preparato un altro discorso, abbiate pazienza, ma per come si sono evolte le cose è meglio che parliamo di altro. Cosa dobbiamo fare noi? Urlare? Strapparci le vesti? Piangere? Noi siamo partite IVA! È da 20 anni che combattiamo con il coltello tra i denti. Perché? Sappiate una cosa, che da 20 anni provano a schiacciarci. Infatti questa associazione è nata prima dell'avvento del Covid, prima che le misure restrittive, le misure prese dal nostro governo ci portassero nella condizione in cui siamo ora. Siamo 311.000 imprese per quanto riguarda il mio settore, io sono un ristoratore, ristorazione, food, bar e alberghi, che danno da lavorare circa 3,5 milioni di persone. Che cosa ne sarà di queste persone se andiamo avanti così? Che cosa ne sarà di queste persone? Andranno e andremo a rimpinguire i numeri dei milioni di poveri che già ci sono in Italia, mentre questi festeggiano a champagne. Vedete, se noi non riusciamo a guardare un po' più in alto, senza fare delle guerre orizzontali, sapete cosa sono le guerre orizzontali? Sono quando ci urliamo tra di noi perché non ci capiamo. In realtà il problema sta più su, ed è lì che dobbiamo guardare. Noi qui dobbiamo metterci tutti insieme. La prego di avviarsi alla conclusione. Sì, grazie. Dobbiamo metterci tutti insieme, lasciare da perdere da parte gli individualismi e unirci in un'unica direzione, senza urlare, senza strapparci le vesti, ma semplicemente mettendoci tutti insieme. Perché ricordatevi una cosa, che l'Italia siamo noi! Bravo! Ne Valle d'Aosta e al dottor Pagan. E adesso la dottoressa Monica Anale. A lei la parola. Buongiorno a tutti, io sono Monica, sono il coordinatore del Veneto, sono prima di tutto un dottore commercialista, però sapete una cosa? Io nel cuore sono la vera partita IVA. Io capisco tutti voi, perché tutti voi potreste essere i miei clienti. Io sono vicino ai miei clienti in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, perché il problema delle partite IVA non è nato con la pandemia, il problema delle partite IVA nasce già con la crisi del 2008, crisi del 2008 a cui noi tutti abbiamo fatto fronte, non ci ha aiutato nessuno, abbiamo pagato gli stipendi, abbiamo pagato i fornitori, abbiamo pagato i mutui. E che cos'è che non abbiamo pagato, che semplicemente abbiamo ritardato di pagare? Lo Stato ce lo permetteva e abbiamo detto, senti, le imposte le paghiamo a rate, le rate con l'avviso bonario non riusciamo a pagarle, vabbè dai, paghiamo le cartelle esattoriali. Ecco, noi oggi siamo un paese con le cartelle esattoriali. Alzi la mano chi di voi ha una cartella esattoriale. Fatemele vedere, perché ce le avete tutti le cartelle esattoriali. Tutti! In questa piazza le abbiamo tutti. Ed è questo uno dei grandi problemi, signori, perché con il decreto rilancio, il decreto Cura Italia, il decreto ristori e adesso il decreto sostegno, ci spostano ancora un mese o due, non paghiamo, pagheremo. Ma dove? Signori, noi soldi non li abbiamo.
Non li avremo nemmeno tra due mesi, perché gli economisti dicono che da questa crisi si uscirà tra 10 anni. L'economia ritornerà normale tra 10 anni. Lo Stato non può chiederci di tornare a pagare regolarmente i nostri debiti nel giro di pochi mesi. Questo deve capire lo Stato, che deve essere al fianco delle partite IVA, perché queste partite IVA altrimenti sono costrette a chiudere, non perché lo vogliono, ma perché non hanno più un centesimo. Io mi pago da sola, Io mi pago da sola, perché io sono una partita IVA. Io cambierei subito l'altore. Va bene, io per il momento ci sto. Allora vi dico, tutti insieme dobbiamo credere a gran voce che queste cartelle esattoriali che sono sospese vengano, lo dico, condonate! Non dobbiamo avere paura di chiedere il condono, non è un condono agli evasori, è un condono di persone che hanno debiti dichiarati regolarmente allo Stato, ma che non sono più in grado di sostenere, perché le partite IVA non hanno tredicesima, quattordicesima, non hanno ammortizzatori sociali, non hanno nulla. Per cui non stiamo chiedendo allo Stato di farci una regalia, ma semplicemente diciamo allo Stato: guardate che queste partite IVA domani diventano redditi di cittadinanza, perché chiudiamo tutti. No, perché non vengono. Detto questo, per cui grazie mille non dottoressa. Grazie a voi. E adesso per l'Emilia Romagna il signor Corrado Della Vista. Sì. Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie a tutta la nazione, in particolare l'Emilia Romagna, che stamattina son partiti presto, e vi ringrazio tutti davvero. Ho deciso di sposare l'ideologia delle partite IVA esponendomi come coordinatore di un gruppo apartitico. Qualcuno diceva: no, non vengo in piazza perché siete vicini alla politica, al centro, alla destra. No, noi non siamo vicini a nessuno, noi vogliamo proporre, vogliamo dare le nostre idee, perché noi siamo la forza, il cuore pulsante dell'economia italiana. Quindi noi vogliamo sedere ai tavoli, proporre le nostre attività, perché solo noi sappiamo i nostri problemi, non ce lo devono dire loro. Proprio per questo, per dar voce a questi diritti, ringrazio tutti voi per essere qui presenti a condividere le nostre preoccupazioni di fronte a una sequela di decreti che, anziché limitare la diffusione del virus, impongono severe misure che gravano pesantemente sulle nostre attività. Noi le nostre attività le abbiamo messe in sicurezza, siamo anti-Covid. Ma perché? Le hanno studiato i medici, ci hanno detto: voi dovete mettere le mascherine, dovete mettere i distanziatori, abbiamo fatto tutto. Ma perché ci avete chiuso? Noi vogliamo aprire le nostre attività in sicurezza. Perché aprite i centri commerciali sempre pieni? Che diritto hanno loro rispetto a noi? Perché i bus, i treni e le metropolitane nelle ore di punta sono sempre affollati? Le mezze anche. Perché vengono avvantaggiate le multinazionali e le grandi aziende a scapito delle piccole e medie imprese che hanno seguito i protocolli con cura? Questo non lo comprendiamo, non lo capiremo mai. Forse si intende vendere il paese ai potenti ricchi. Quante aziende sono state passate in mani straniere in questi mesi? Il turismo vale il 15% del PIL. Chi fino adesso ha gestito questa pandemia non ha, nel senso vero, non ha compreso bene di cosa sia importante il turismo. Vi ricordo che non siamo un numero, un codice Ateco, ma siamo aziende, alberghi, bar, ristoranti, noleggi, parchi divertimento. Mi dispiace se ho dimenticato qualcuno, e qui ci sono aziende, famiglie, teatri, ci sono famiglie, dipendenti, collaboratori, sono stati lasciati soli. Ci avete fatto chiudere le attività dall'oggi al domani, avete partorito DPCM senza una logica operativa, dimostrando incompetenza e distacco dalla realtà, dimostrando di non avere una visione chiara del paese. Ristorazione, che cosa dobbiamo dire della ristorazione? Ricevimenti che improvvisamente hanno dovuto annullare eventi e cerimonie. Cosa ne è stato delle derrate alimentari dei loro collaboratori? Grazie mille. Si sono preoccupati dei banchi a rotelle, ma non si sono preoccupati di incrementare i mezzi pubblici, magari implementando l'ausilio dei mezzi privati, i bus privati, che sono fermi da un anno.
Grazie mille, la ringrazio per il suo intervento. Grazie. Grazie al coordinatore per l'Emilia Romagna. E adesso la parola a Maurizio Mastrorilli. Buongiorno a tutti. Un anno fa abbiamo fondato in Puglia un movimento, Movimento Impresa, perché avevamo capito che stava accadendo qualcosa di importante, di grave, ma mai avremmo potuto immaginare quello che stava succedendo. E da allora abbiamo dedicato ore di notte, notti insonni, giornate per cercare di far rispettare i nostri diritti, per portare a casa qualcosa per i nostri dipendenti, la cassa integrazione in deroga. Dopo un anno, oggi è un anno, 365 giorni, sono tornati a chiederci ancora sacrifici. Questo non è accettabile, perché noi paghiamo le politiche di un governo che ha deciso di salvare le proprie poltrone, di salvare gli stipendi degli statali, le consulenze. Ma non è possibile in un paese civile che, mentre una parte della popolazione è sull'orlo del baratro, l'altra parte resta a guardare. Questa è una vergogna nazionale. Per questo noi dobbiamo restare uniti. Io vorrei proporre un esperimento sociale, noi vorremmo proporre un esperimento sociale. Al prossimo che ci dice che i sacrifici sono necessari guadagnando 30.000 euro al mese, noi li invitiamo a stare un anno senza stipendio. E allora vedremo se saranno ancora in grado di dispensare buoni consigli. Io voglio ringraziare gli organizzatori di questa manifestazione che ci hanno messo tutto l'impegno, questo movimento delle partite IVA. La risposta per cui non otteniamo risultati è in questa piazza. Noi che siamo qui abbiamo ragione, quelli che ci stanno guardando da casa, dalle dirette su Facebook, che non hanno trovato il tempo, noi lo capiamo, perché noi siamo abituati a lavorare. Io ho voluto indossare la mia divisa perché questa divisa è abituata ad accompagnarmi 16 ore al giorno come ognuno di voi. Per questo per noi è difficile capire che è importante trascurare anche la propria attività, le proprie famiglie, per venire a protestare. Se noi torneremo un giorno in questa piazza e riusciremo a riempirla, allora vedrete che questo governo e questo presidente, che è abituato a guardare i numeri, allora ci starà ad ascoltare. Nel frattempo siate orgogliosi di essere qui oggi e speriamo che tutti quelli che sono a casa devono sapere che noi siamo qui anche per loro oggi, ma soprattutto per i nostri dipendenti. Non è arrivata la cassa integrazione di gennaio e neanche quella di febbraio. A dicembre l'Italia ha permesso che ci fossero stati dipendenti che hanno preso due stipendi e dipendenti che non hanno visto neanche una lira. Si parla tanto di ristori, e concludo, ma una cosa deve essere chiara: gli aiuti che sono arrivati per non far fallire le aziende, che probabilmente falliranno perché ci siamo riempiti di debiti, ma per le famiglie degli imprenditori non è arrivato un centesimo, è passato un anno. Chiediamo che ci sia un cambio di passo, non è più il momento di chiusure. Le avevamo chiesto il lockdown a novembre, ma avete scelto di farci lavorare per pagarvi gli stipendi. Adesso bisogna imparare a convivere con questo virus. Abbiamo bisogno di tornare a lavorare. Cinema, palestre, piscine, scuole di danza, ristorazione, trovate il sistema,
Bisogna avere delle zone Covid free, questa è la risposta, come accade in tutte le parti d'Italia. Bisogna fare tutto quello che è necessario. Grazie mille per questo intervento potente. Grazie, grazie a chi ha organizzato, a chi ci ha messo l'impegno. Noi siamo venuti qua, abbiamo fatto la nostra parte, per noi e per quelli che non sono venuti. Vi diranno che eravamo in pochi, dovete essere orgogliosi che eravamo in pochi, grazie. Perché noi c'eravamo. Grazie. Può accendere il microfono. Bene, e adesso una voce giovane, Giuseppe De Nigris, che è appunto un imprenditore pugliese, vuole dire due parole. Grazie. Signori, buongiorno a tutti. Oltre a essere un imprenditore, sono anche il presidente delle attività produttive di Assemblee Popolari ad Andria. Quello che voglio far notare a voi tutti è che manca la mia generazione qua. Siete tutte persone che avete già dato. Noi partite IVA abbiamo il diritto di sopravvivere. Noi non siamo degni di questi ristori che loro ci hanno dato. Noi valiamo di più. Loro ci parlano di evasione fiscale. Quello che loro non hanno parlato, che noi siamo anche succubi dell'elusione fiscale che fanno le 50.000 grandi aziende italiane con sede legale all'estero, e loro scaricano tutti i problemi su noi piccole e medie partite IVA. Noi siamo il 70% del prodotto interno lordo, loro vivono su di noi, e senza di noi loro vanno in un'ecatombe, non sono capaci manco di pagare le pensioni. Ora, la rabbia è tanta, tutti, mi rendo conto anche di quello che tutti quanti stiamo subendo, ma voglio che arrivi la voce a loro tramite, perché a noi Confcommercio e Confesercenti li faccio i nomi, perché a noi non ci rappresentano. Vogliamo la nomina di una delegazione che partecipi ai tavoli produttivi, che faccia sentire realmente la voce di noi imprenditori, perché le persone che stanno lì sopra in giacca e cravatta non sanno i problemi che noi abbiamo, non sanno di chi gli manca il piatto sulla tavola, di chi ha un mutuo da pagare, di chi i dipendenti non ha ricevuto ancora la cassa integrazione, che hanno detto che era l'80% dello stipendio, ma non corrisponde manco il 60%, non corrisponde. Bravo, grazie mille. Giuseppe, ti ringraziamo. Grazie a voi. Grazie, puoi cedere il microfono. E adesso, coordinatore per la regione Puglia e Sud d'Italia, per le partite IVA Insieme per Cambiare, Angelo Petrelli. Grazie. Salve, salve a tutti. Io ho un ingorgo in testa, avrei voluto dire tantissime cose, veramente tantissime cose, però devo rispettare dei tempi, ovviamente devo dare spazio a qualche altro, come dire, guerriero che è partita IVA. Io posso ringraziare voi che siete qui presenti, vi posso garantire che noi qui presenti ci siamo fatti un'ancora di salvataggio. Abbiamo le scialuppe, chi sta a casa a, come dire, a denigrare questa scialuppa non potrà prenderla, quantomeno questa cosa ce la siamo garantite. Io ho visto, e parliamo sempre di dignità, ce l'hanno tolta la dignità, signori, ce l'hanno tolta. All'interno di questa parola noi possiamo mettere di tutto. Noi siamo dei volti, non siamo dei numeri. Noi facciamo dei sacrifici, ci alziamo presto la mattina per andare a lavorare. Abbiamo delle famiglie, non potete cancellarci anche il volto, perché i nostri volti stanno qua e ce l'avrete sempre davanti. Noi vogliamo aiutare lo Stato, chiediamo allo Stato di aiutarci ad aiutarlo, perché noi abbiamo i problemi. Noi sappiamo quali sono le problematiche delle partite IVA, non chi partita IVA non è. Io dico anche un'altra cosa importante, che noi partite IVA siamo stati negli anni umiliati, siamo stati calpestati, siamo stati derisi, ma ci rendiamo conto che siamo noi che facciamo vivere un'intera nazione, è stato detto da tutti, e lo diciamo anche ora: se muoiono le partite IVA, morite tutti, anche gli stipendiati, non ci saranno più soldi per pagare né i carabinieri, né la polizia, né gli impiegati di Stato,
non ci saranno più soldi. Noi vogliamo aiutare lo Stato, siamo promotori, ma vi rendete conto che se noi stavamo bene, stavamo qua a perdere tempo? Ma non esiste questa cosa. Noi qui vogliamo ricordare i morti che sono stati, li vogliamo onorare, i morti della partita IVA, che sono migliaia. L'ultimo è stato qualche giorno fa, si sono suicidati, ma quando mai? Ma ci rendiamo conto, dalle partite IVA che si suicidano, tutte è una cosa brutta per tutti, ci mancherebbe altro, ma per questo è una cosa ancora più grave. Mi sto avviando alla conclusione prima che voi facciate, come dire, quel gesto che tutti quanti non vorrebbero. Allora, diciamo che noi siamo una risorsa per il paese. Io posso dire una cosa, che non dobbiamo anestetizzare il nostro dolore, non lo dobbiamo soffocare, lo dobbiamo gridare, lo dobbiamo urlare, lo dobbiamo rivendicare il nostro dolore. Quando poi noi grideremo il nostro dolore, tanti altri lo faranno, e a quel punto una domanda viene legittima: ma se tutti hanno questo dolore, se tutti hanno questi problemi, allora non siamo noi i problemi, non siamo noi che abbiamo creato questi problemi. Il problema è da ricercare altrove, non certo nelle capacità intellettive professionali delle partite IVA. E se il problema è da ricercare altrove, fatevene una ragione, politicanti. Io non ce l'ho col governo Draghi, con nessuno, perché è con loro che dobbiamo dialogare, ma fatevene una ragione, perché noi teniamo alta la bandiera di questa splendida nazione e il nostro obiettivo è quella di issarla sulla cima più alta dell'Italia. Questa è la nostra passione e il nostro amore, sia per le donne che per voi. Grazie ragazzi, grazie. Grazie mille, grazie. E adesso un altro giovanissimo, abbiamo Giuseppe Schiavone, che è un dipendente a partita IVA, attualmente in cassa integrazione, che è insieme al vicepresidente nazionale per l'associazione, Francesco Tribuzio. Ti correggo, sì, senza cassa integrazione, senza nessun aiuto, senza nessuna cassa integrazione. Innanzitutto volevo ringraziare Partita IVA Insieme per Cambiare, perché mi ha dato la possibilità di essere qua oggi, e sono, vi darò una notizia flash, non sono una partita IVA, sono un collaboratore delle partite IVA. Quindi vorrei fare innanzitutto un'ammenda a tutti quei collaboratori delle partite IVA, quindi tutti i miei colleghi della ristorazione, perché io faccio ristorazione, che oggi non sono qui, non ne vedo nessuno, e oltre me e l'altro ragazzo di Andria, vergognatevi, vi direi, perché non c'è nessuno! Se cadono le partite IVA, cadiamo tutti, tutti, io per primo, la mia famiglia per prima. Come si fa ad andare avanti senza andare a sostenere le partite IVA, ragazzi? Cioè, è impensabile. E poi vorrei fare un'altra osservazione. Tantissimo tempo fa fu detto: fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani. Come si fa a dire, a spendere tante belle parole di unione, quando fra noi stessi vedo gruppi differenti? Cioè, lo sciopero è qua che si viene a parlare, non lì in fondo. Lo sciopero è qua, dobbiamo essere uniti noi, altrimenti non ci ascolterà nessuno, nessuno ci ascolterà. Siamo soli, come sempre. Il solito individualismo dell'italiano. Volevo dire quattro parole, la mia storia. Io stavo facendo una stagione a Courmayeur. Il giorno 10 marzo del 2020 si presenta la titolare, io ero con un contratto a chiamata, e mi dice: Giuseppe, io facevo il responsabile di questo ristorante, la stagione è finita, andate in pace tutti quanti, la stagione è finita. Io sono rimasto da un giorno all'altro senza lavoro, non avevo uno stipendio più assicurato, non sono stato cassa integrato,
ho avuto per 2 mesi di fila 600 euro dell'indennizzo del Covid e ditemi voi, quando vivevo a Como, sapete benissimo quanto costano gli affitti al nord Italia, come si fa a fronteggiare la vita con 600 euro al mese? Forse se arrivavano nella speranza che sarebbero arrivati. Quindi io dico, invece di pensare che sputando fuori le tonsille ci sentiranno da qua 200 metri perché non ci sentiamo da qua là, dobbiamo pensare con la testa. Se vogliamo raggiungere gli obiettivi, ve lo dice un dipendente, noi ci siamo riorganizzati da dipendenti, abbiamo creato un gruppo interno nostro in Puglia che si chiama Staff Oreca, dove cerchiamo lavoro da dare ai dipendenti della ristorazione, quindi noi dipendenti ci siamo riorganizzati. Figuriamoci se voi partite IVA non siete capaci di farlo, che siete il motore trainante dell'Italia, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Cioè, concludo, scusami Francesco, ma è unione, ragazzi, veramente, dobbiamo essere uniti noi, altrimenti nessuno lotterà per quello che stiamo dicendo, nessuno, soprattutto quelli che stanno là. Grazie a tutti. Grazie Giuseppe. Grazie. Sente. Grazie Giuseppe, volevo solamente dire che come associazione Partita IVA Insieme per Cambiare, noi cerchiamo di guardare i problemi a 360 gradi, non solamente per una singola categoria o per questa categoria. Il dipendente che ha parlato è il dipendente di tutti noi. Tutti noi abbiamo dipendenti a cui dobbiamo dare anche una certezza di stipendio, ma loro devono avere la certezza che le partite IVA possono andare avanti. Quindi state ancora qua perché abbiamo anche delle soluzioni, delle richieste che saranno dette a breve proprio per le partite IVA verso il governo, sia per le partite IVA che per i dipendenti. A te, grazie. Grazie. E adesso un'altra voce di un ristoratore italiano, toscano, Tiziano Puppo. Buongiorno, sono Tiziano, come avete visto ho fatto qualcosa di diverso, sono salito da davanti per differenziarmi dagli altri, perché chi è stato qua sopra, tutti hanno detto la loro e sono tutti discorsi fatti benissimo, chi più chi meno, ma tutto è vero, tutto benissimo. Io ho un ristorante, ho avuto lo sfratto perché i 3 mesi del primo lockdown non l'ho pagato, cerco di andare avanti, però non ho sentito nessuno che ha detto e si sente parlare dai nostri politici di far ripartire l'economia, fare gli investimenti per l'economia, ma per far partire l'economia non basta aver studiato, bisogna aver lavorato, perché se non abbiamo soldi in tasca, nessuno ha i soldi in tasca, l'economia non riparte, perché con i soldi in tasca andiamo a mangiare nei ristoranti, andiamo in palestra, andiamo a comprare i vestiti, compriamo le automobili, compriamo le case, ma non abbiamo i soldi e siamo noi che facciamo l'economia dell'Italia, che la facciamo ripartire e abbiamo bisogno di questi decreti, di questi aiuti per ripartire, per avere soldi in tasca. Io non mi abbasso in ginocchio perché devo difendere la mia dignità davanti a questi qua, io non mi inginocchio davanti a nessuno, ma pretendo, voglio, insieme a voi, insieme a tutti, vogliamo essere rispettati, vogliamo avere i nostri soldi, vogliamo riaprire, vogliamo lavorare come tutti. Non abbiamo, noi partite IVA non abbiamo la cassa integrazione come i nostri dipendenti, qualcuno l'ha presa, qualcuno la deve ancora avere, ma noi non abbiamo avuto niente, ok? Nessuno ci ascolta là, probabilmente io sono una goccia d'acqua in un oceano, quello che sto dicendo potrebbe essere tranquillamente una stronzata, non importa, sono qua a dire quello che penso, sono qua a dire che molto probabilmente chiuderemo, torneremo a fare i lavoratori dipendenti probabilmente senza lavoro, ma per far partire l'economia, per far girare l'economia in Italia ci vogliono i soldi in tasca, perché tutti noi abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di vivere, abbiamo le famiglie, abbiamo i figli da dargli da mangiare, non riusciamo a arrivare in fondo al mese.
c'è chi è arrivata, gli ha staccato la luce del gas, la luce e il gas, perché non riusciamo a coprire le spese. Ma vi sembra giusto una cosa simile? Grazie, nessuno mille. Ci ha dato una mano per tutto questo. Grazie, esatto, per questo intervento, grazie mille. Okay. E adesso mi ricollego agli interventi di chi mi ha preceduto. Noi oggi in questa piazza dobbiamo dare un messaggio di unità, dobbiamo farci vedere tutti insieme, sennò la protesta non ha senso, perché mentre noi ci dividiamo stamattina qualcuno sta tirando per la giacchetta il governo per ottenere parte di quei soldi che arriveranno, sempre che poi alla fine arrivino. Quindi il messaggio è un messaggio di unità, perché non è che il Covid, come è stato detto autorevolmente prima, ha messo in ginocchio le partite IVA. Le partite IVA erano già in crisi perché percepivano un sistema economico e fiscale ostile. Ecco perché oggi l'intervento riguarderà il rapporto con le banche e il rapporto col credito bancario. Lo Stato ci ha obbligati, ha obbligato le partite IVA a dotarsi di un conto corrente nel quale poi far confluire i ricavi. È chiaro che se nel momento della ripresa le domande di finanziamento delle imprese saranno valutate solo e semplicemente sul merito creditizio, cioè vedendo se quell'impresa ha un bilancio regolare, se non ha una rata di un mutuo, di un finanziamento non pagato, non risolveremo nulla, perché quell'impresa non riusciva ad accedere al credito e non riuscirà ad accedere al credito, quindi rimarrà lettera morta. È necessario quindi formulare una proposta. Qual è la proposta che fa la nostra associazione al governo? Che sia lo Stato che garantisse che il fideiussore dell'impresa che si rivolge ad un istituto bancario per ottenere un finanziamento sia proprio lo Stato, di modo che quella banca sia tranquilla sulla solvibilità delle parti e l'impresa possa ottenere credito. Se l'impresa non avrà credito non potrà ripartire dopo l'anno zero, perché il Covid, la crisi, diciamo, che sta coinvolgendo l'intera nazione e l'intera Europa, è una crisi che ha raso completamente l'economia, cioè si ripartirà da zero, sarà l'anno zero. Ecco perché quindi un nuovo non dar conto al rating, all'indice di affidabilità dell'impresa. In secondo luogo, la battaglia sul condono fiscale. Se l'impresa ha un finanziamento e quindi vede rimpinguato il suo conto, seppur momentaneamente, e l'Agenzia delle Entrate e Riscossione gli fa un pignoramento esattoriale su quel conto, chiaramente l'impresa è spacciata e sarà definitivamente spacciata, dovrà chiudere. Il condono tombale, quindi un condono tombale fiscale. Cato, ci avviamo alla conclusione, grazie mille. Un condono tombale fiscale che risolva gran parte dei problemi delle imprese e soprattutto la proposta che viene fatta, una nuova legge del sovraindebitamento che consenta quindi alle imprese di poter accedere a un istituto utile, sempre che vengano falcidiati i crediti dello Stato. I principali problemi per l'impresa sono Stato e banca. Ripartiamo con coraggio, diamo veramente una risposta alle partite IVA su banca e Stato. Grazie. E adesso la dottoressa Elena Mengozzi, a lei la parola, grazie. Buongiorno a tutti. Io faccio la commercialista, ma prima di tutto, come ha già detto la mia collega, io sono una partita IVA. Sottolineo, senza ristori, lo sapete, vero, che non a tutti hanno dato i ristori. Mi hanno fatto venire oggi qui per parlarvi di cassa integrazione, lo sapete, vero, cos'è? È vero? A posto. Allora, Wikipedia, perché sono andata a studiare cos'è la cassa integrazione, dà una definizione, non ve la sto a leggere tutto, ma parla di una situazione di emergenza. Lo Stato interviene per aiutare le aziende in uno stato di emergenza. Ebbene, sono 14 mesi, 13 che andiamo avanti così. Lo sapete quanti decreti
per una legge che era già stata messa nella normativa italiana, sono uscite, ne ho citate 9 nei miei appunti e non è ancora finita. Lo sapete, è vero che non hanno preso tutti la cassa integrazione, che ancora siamo a discutere su pratiche del 2020, perché codice di un tipo, codice di un secondo tipo, codice di un terzo tipo e via andare. Lo sapete perché? Perché si vive di burocrazia e questo permette allo Stato di non erogare i soldi, quindi mi viene da dire che forse i provvedimenti che sono usciti così complicati perché i soldi non li volevano dare, lo sapete, vero questo? Quindi stanno ancora stringendo perché stiamo andando verso un ennesimo lockdown, perché ci stiamo riammalando tutti, che strano, non abbiamo da curarci quindi ci ammaliamo, è una novità questo principio. E ci sono dei principi che regolamentano un'Italia che nasce, insomma, penso da tanti anni con la sua normativa. Uno di questi è che l'Italia è uno Stato sociale. Lo sapete cosa vuol dire Stato sociale? Che lo Stato aiuta tutti, tutte le categorie. Vi sentite tutelati? Vi sentite tutti tutelati come partite IVA? Vi sentite tutelati come i dipendenti? Purtroppo no. Ha detto bene chi mi ha preceduto. Domani saremo tutti dipendenti di qualcun altro. Speriamo che qualcun altro però sia in grado di darci un lavoro. Finisco questo mio intervento ricordandovi l'articolo 1 della Costituzione, che è fantastico. Però qui diciamo che il lavoro non c'è perché non ci permettono di lavorare. E bisognerebbe parlare non solo del passato ma anche di buoni propositi per il futuro. Qual è il mio buono proposito? Ho letto un paio di giorni fa che c'è qualcuno, non cito nessuno, che però ha detto: lasciateci liberi, lasciateci forse comprare i vaccini se ci sono, perché ci sono da qualche parte i vaccini, lasciate liberi i datori di lavoro che possano acquistare i vaccini, perché non perché ci crediamo ai vaccini, perché forse è l'unico modo per dire Tana libera tutti. Grazie a tutti. Prego. Allora, una gentilezza, vorrei l'attenzione di tutte le partite IVA e di tutti i dipendenti, perché quella persona che parlerà adesso proporrà una soluzione, una delle tante soluzioni che l'associazione sta portando avanti contro il governo a favore delle partite IVA e dei dipendenti delle partite IVA. Per cortesia, massima attenzione, perché è un interesse comune per tutti. Per favore, attenzione, signor Avvocato Antonio Romano. Antonio, a te. Grazie. Intanto una buona giornata a tutti. Grazie all'Associazione Partite IVA Insieme per Cambiare. Io sono l'Avvocato Romano Grazie Antonio, componente dell'ufficio legale dell'Associazione e insieme a tutto lo staff abbiamo in questi giorni, in questi mesi elaborato una strategia che cammina nel solco di quello che voi state tracciando. Le partite IVA, le microimprese, i lavoratori autonomi, i dipendenti delle partite IVA che sono stati discriminati rispetto a tutte le altre categorie, dipendenti pubblici, burocrati, politici che non hanno perso un centesimo in questo periodo, invece i dipendenti delle partite IVA del comparto privato hanno dovuto prendere la cassa integrazione quando l'hanno presa. Questa è una discriminazione tra cittadini ed è anche per loro che l'ufficio legale, per i dipendenti delle partite IVA, che l'ufficio legale di partite IVA Insieme per Cambiare ha elaborato la lettera di messa in mora al governo. Una lettera di messa in mora per i dipendenti delle partite IVA perché vengono trattate alla stessa maniera, non avendo alcuna colpa insieme alle imprese per le chiusure, devono ottenere l'intero stipendio, non la cassa integrazione in deroga. Per le partite IVA abbiamo in questo momento già notificato centinaia di lettere di messa in mora con la quale il governo o dà i giusti indennizzi o fra 60 giorni inizieranno le cause davanti al Tribunale di Roma. Il governo con i suoi DPCM ha violato l'articolo 3 della Costituzione,
pari dignità dei cittadini davanti alla legge. Ha violato l'articolo 41 della Costituzione, la libera impresa, che è un diritto altrettanto tutelabile come il diritto alla salute. E se è vero, avendo la politica sbagliato il trattamento sanitario di questa malattia, se è vero che dobbiamo chiudere perché si evitano i contagi, è pur vero che le partite IVA e i lavoratori autonomi vengano equamente e giustamente indennizzati. Non è possibile che si continui a dare il reddito di cittadinanza ai nulla facenti e le partite IVA devono chiudere. Non è ammissibile, è una vergogna. Lo sappia il professor Draghi, che lui è un monetarista, sa perfettamente che la moneta si crea dal nulla e che non può venirci a dire che i soldi non ci sono, perché li seminano, li disseminano come meglio gli aggrada. Ma le partite IVA non vuole dare i giusti sostegni e noi lo portiamo davanti al tribunale perché ci dia tutti i fitti dal 10 marzo al 31 dicembre, perché ci dia le spese di gestione e che dia un reddito di emergenza alle partite IVA che hanno una famiglia anche loro, ma non i 600 euro dei ristori. E poi, completo, abbiamo chiesto il danno morale, il patema d'animo che le partite IVA devono sopportare. E ultima cosa, noi non vogliamo chiudere. Draghi, ci devi dare i soldi per ristrutturare le nostre aziende, perché mentre noi siamo chiusi, Amazon ingrassa i propri bilanci. Bravo! E tu hai il dovere di indennizzare chi lavora, l'ossatura economica di questo paese. Grazie, a presto, e sottoscrivete la lettera. Grazie Antonio, finisco. Allora, per ricapitolare quello che ha detto l'avvocato Antonio Romano, cosa molto importante, è stata realizzata una lettera di messa in mora al governo dove sono citati gli articoli violati della Costituzione italiana e anche della Carta Costituzionale di Strasburgo. Quindi è tutto in regola, tutto a base di legge. Bisogna solamente firmare queste lettere, non c'è nessun costo per le partite IVA, non pagherete niente per tutto questo. Chi vuole già partecipare alle altre che abbiamo già mandato, al nostro desk ci sono una cinquantina di lettere da poter firmare e poter mandare allo Stato, sia per le partite IVA sia per i dipendenti. Volete fare qualcosa per voi? Cavolo, fatelo! Grazie mille. E adesso per il settore commercio e fiere il dottor Roberto Porzia. Sì, a breve anche la palestra, non vi preoccupate. Tutte pecore! State qui a dire i problemi che abbiamo tutti quanti, che li conosciamo. Buongiorno. Tutti quanti. Scusi, signora, nel rispetto degli interventi di tutti, sia lontano cortesemente. Un amico mio, non mi deve intervenire. Sì. Può intervenire qualcuno, per favore? Guardi, faccio intervenire qualcuno. Ok, se non si allontana devo fare... Sì. Si allontani da sola cortesemente, signora. Sì, lei ha il diritto di parlare, ma il diritto di parlare ce l'ha prima chi è sul palco, quindi faccia la cortesia di spostarsi nel rispetto di questo signore che è un suo collega, quindi faccia io, questa cortesia. Io mi scusi. Grazie. Senta, signora, mi ascolti un attimo. No, mi ascolti. I fatti li facciamo, se non disturbate, facciamo i fatti, altrimenti non li facciamo. Signora, ce l'ho con lei. Un attimo solo, no, mi faccio dire una cosa. Andate via, ma basta, state disturbando la cittadina. Basta! Io un attimo fa, signora, un attimo fa ero lì con lei, perché io sono una partita IVA
qualunque. No, no, lei non ce l'ha con me. Però, dato che sento tante voci in giro e il comparto che in minima parte cerco di rappresentare non viene mai nominato, ho chiesto per gentilezza se potevo parlare. Quindi, se lei vuole, chieda e casomai sale sul palco e parla. Vabbè, allora io nel mio piccolo rappresento, cerco di rappresentare almeno come discorso il comparto dei congressi e delle fiere, un comparto importantissimo che fattura tanto ma che è tra i più danneggiati in questo settore. Io non so se c'è qualcuno che nel settore, ecco, perché poi siamo in tanti, ma poi qui purtroppo per vari motivi vedo che non siamo moltissimi, e volevo soltanto dire alcune cose. Io sento sempre parlare qui delle partite IVA che sono anche salite qui sul palco o che hanno reclamato qui davanti a noi, sempre di due o tre settori, e va benissimo, non dobbiamo certo discutere tra di noi partite IVA o da imprenditori. Il comparto del congressi e fiere, per chi non lo sa, è fermo dal 1 febbraio 2020, da quando si è cominciato un po' a conoscere che sarebbe arrivata questa pandemia e delle chiusure. Hanno cominciato a rimandare tutti quanti i congressi e le fiere a pochi mesi avanti perché si pensava che durasse due o tre mesi. Invece purtroppo è andato avanti così ed è un anno intero che questo comparto è totalmente fermo, ha fatturato zero, non a piccoli fatturati o da aperture o richiusure, e ancora non si sa quando potremmo riniziare, perché già a maggio e giugno hanno messo a calendario dei lavori, ma come sta andando avanti adesso sicuramente ripasseremo l'estate, per cui passeremo un anno e mezzo a fatturato zero. Ora questo è un comparto importantissimo, però io anche nei vari servizi televisivi non lo sento mai nominare, sento sempre parlare, e non lo nomino perché non voglio discutere con nessuno, sempre delle stesse attività commerciali, che per carità ognuno per sé ha delle problematiche, però volevo soltanto portare qui sul palco una mia modesta rappresentanza di questo settore che è trainante, perché in un congresso, dietro al congresso, oltre a lavorare tutte le persone che organizzano il congresso, lavorano la ristorazione, lavorano l'albergo, lavorano i taxi, lavorano tante persone, quindi non è il fatto di non fare un congresso. Poi purtroppo noi siamo tra i più penalizzati, perché il nostro lavoro è massima aggregazione e noi sappiamo che la pandemia l'aggregazione non lo vuole, per cui non si sa nemmeno quando potremo riniziare. Tutto qui. Io voglio portare avanti soltanto questa voce e sperando di riniziare presto al meglio con la massima aggregazione, quindi vuol dire che tutto è passato. Grazie e buon lavoro a tutti, se ce n'è. Grazie mille a questo intervento per il settore commercio e fiere. E adesso l'avvocato Orlando Navarra, a lui la parola. Buongiorno a tutti, vi porto il saluto del popolo della montagna perché vengo dalla Valle d'Aosta. Come avete tutti saputo, gli investimenti delle società che gestiscono le attività alpine vengono fatti al 70% come costi all'inizio della stagione. Quindi immaginatevi il buco di bilancio e la perdita. Immaginatevi che in Val d'Aosta, su 120.000 abitanti, tra attività dirette e indotte, quasi 50.000 cittadini vivono delle attività di montagna. E quindi occorre una risposta. Ma se siete qui è perché tutti voi avete bisogno di una risposta ai vostri singoli problemi. E invece che cosa stiamo vedendo? Io non faccio solo l'avvocato e quindi ho un osservatorio privilegiato di tutte le partite IVA che sono in crisi e vengono da me, perché io ho fatto il giudice tributario per 20 anni e vedevo già come erano vessate le partite IVA. E quindi oggi questa pandemia che ci sta mettendo in ginocchio deve essere l'occasione per il grande reset fiscale
perché a me non basta il condono fiscale per le partite IVA, non basta 2 anni fiscali in bianco, perché vorrei vedere come possono pretendere che noi paghiamo le tasse nel 2020 e nel 2021, perché ci stanno chiudendo e non sappiamo neanche quando riapriremo. Non mi basta un decreto ristori approvato dal bilancio un paio di mesi fa, perché i danni stanno continuando e ci vuole già una nuova modifica di bilancio, perché noi soldi come partite IVA non li avremo dal recovery plan. Quello è un piano che vola troppo alto, non sono soldi per le partite IVA, a noi ci arrivano dagli scostamenti di bilancio e oggi bisogna già adeguare, fare un altro scostamento di bilancio. E allora, come proposte, il decreto ristori non deve basarsi soltanto su fatturati, su costi, peraltro sempre trascurati, sui codici Ateco, eccetera, perché ci sono anche le categorie che sono danneggiate e sfuggono: artisti di strada, operatori dello spettacolo, organizzatori di eventi. C'è gente che è stata completamente trascurata. E poi, scusate, fatemelo dire, così concludo. Ma abbiamo bisogno di essere torturati dai media? Abbiamo bisogno che ogni 2 mesi ci dicono: vi rinviamo le rottamazioni di 2 mesi? Ma stiamo scherzando? Vi mandiamo 50 milioni di cartelle esattoriali e di avvisi? Ma come pensate che possiamo pagarli? Ma come pensate che possiamo andare avanti? Avete le palle? E allora usatele. Dovete dire il grande reset fiscale, se non vi piace la parola condono, se non vi piace la parola pace fiscale, perché è di questo che stiamo parlando, dell'articolo 2 della Costituzione, la solidarietà sociale. Ma l'avete vista? Io non l'ho vista, la solidarietà sociale. C'è mezza Italia che lavorava e non lavora più, non prende niente, l'altra mezza Italia vi dice: restate a casa. Io vorrei dire grazie al, ma sono corretto e non lo dico. Quindi, concludendo, questa è un'occasione, abbiamo bisogno di essere rassicurati, perché noi dobbiamo non vivere in uno stato d'ansia, noi dobbiamo sapere che il governo, e io mi auguro che sia attento a questo, stia già lavorando per non metterci in braghe di tela fra 2 mesi, perché altrimenti ci rivedremo qui su questo palco più agguerriti che mai. Grazie. Grato, grazie. E adesso la parola ha per il settore palestre e sport a Emiliano Lanci, che parlerà delle chiusure. Buongiorno a tutti, mi chiamo Emiliano Lanci e sono un imprenditore sportivo e, ahimè, sono gestore di una palestra. Intanto volevo partire con un ringraziamento all'Associazione delle Partite IVA Insieme per Cambiare e soprattutto volevo un grosso applauso ad Angelo Di Stefano, che è stata la nostra anima. Grazie Angelo, oltre che essere amico. Sono molto onorato di essere qua e diciamo che oggi rappresento il mio settore, lo sport. Lo sport purtroppo viene sempre confuso con la Serie A di calcio o viene sempre confuso con gli atleti che si devono preparare alle prossime Olimpiadi. Purtroppo lo sport invece è fatto di associazioni sportive, di partite IVA, di collaboratori sportivi che sono stati completamente abbandonati dallo Stato. Perché questa è la cosa che fa più male di tutti. Calcolate anche i nostri bimbi. Ci sono bimbi ormai che gli è stato vietato lo sport ormai da diversi mesi. Per non parlare di alcuni fenomeni, io vengo da Modena, ho fatto i miei 500 chilometri anch'io per essere qua oggi, e si stanno creando dei fenomeni, come il fenomeno delle baby gang. Modena purtroppo ne siamo infestati e sono tutte cose legate anche al mondo sportivo, perché lo sport, ricordiamoci, è anche un'istituzione educativa. Questo non ci dobbiamo mai dimenticarlo. Voglio essere abbastanza breve. Noi veniamo da un lockdown che, voglio ricordare, abbiamo potuto riaprire dal 25 di maggio. Ma riaprire le palestre il 25 di maggio è pensare di riaprire la stagione sciistica in aprile. Vuol dire che le palestre rimangono vuote fino a settembre. Siamo arrivati a ottobre, ci hanno tornati a chiudere dal 24 ottobre e rimaniamo tuttora chiusi.
La cosa che fa innervosire di più di tutti sono almeno 3 mesi che tutti i collaboratori sportivi non prendano ristori dal governo. Questo è uno scandalo. Io chiedo semplicemente una cosa: le palestre hanno dovuto sempre seguire 3 protocolli. Abbiamo un protocollo governativo di sicurezza, abbiamo un protocollo legato al CONI. Lanci, scusi, si avvii cortesemente alla conclusione. Abbiamo un protocollo della nostra federazione, ma noi non chiediamo briciole, vogliamo semplicemente ritornare a lavorare, perché il lavoro è dignità. Grazie a tutti. Grazie mille. Allora, grazie. E adesso la parola a Simone Carabella per Mondo dello Sport. Grazie. Sarò brevissimo, tanto molti sono andati via. Gli altri hanno iniziato ringraziando le persone venute, io non ringrazio nessuno, semplicemente perché nello stato in cui siamo oggi manifestare è un dovere, non è più un diritto, anzi ce l'ho fortemente con chi oggi in piazza non è venuto. E guardate, io sono un inguaribile ottimista, noi questa battaglia la vinciamo, usciamo, sopravviveremo e torneremo ad essere grandi, su questo non ho dubbio. Ma poi sono un pragmatico che nell'ultimo mese con gli altri ragazzi ha consegnato quasi 100 pacchi alimentari a persone che fino all'anno scorso avevano una vita dignitosa perché lavoravano con la loro partita IVA. E allora sono abituato a guardare in faccia la realtà e scendo dalla metropolitana per venire a manifestare con chi paga le tasse e trovo persone che mettono un lenzuolo per terra, che vendono le scarpe a 100 metri da noi, e le istituzioni che dovrebbero tutelare noi permettono loro di vendere merce rubata. E allora questa situazione nazionale ha un unico responsabile. I responsabili siamo noi, che stiamo preferendo un'elemosina di Stato a quello che potremmo fare concretamente, agendo sempre in legalità, ma con un numero di persone sicuramente più importante di quello che abbiamo visto oggi. Di buono c'è che questo è un ottimo inizio, perché si apre un tavolo di confronto nel quale oggi non abbiamo potere contrattuale perché eravamo 500. Se andiamo avanti e ci impegniamo a non mollare, sono sicuro che ce la facciamo, perché noi abbiamo il dovere di riprenderci tutto, altrimenti rischiamo realmente di perdere tutto. Grazie. Bravo! Grazie mille. E adesso Donatella Valentis, coordinatore Regione Friuli, che questo sia dei ragazzi che degli adulti. Lo sport per i ragazzi quindi deve essere riferimento e disciplina, e il teatro e le attività ludiche possono essere un riferimento anche per gli anziani. Questo fa parte quindi di alcune richieste che noi vorremmo fare: riaprire i teatri, riaprire i cinema. Ad esempio i cinema stanno diventando dei luoghi assolutamente abbandonati. Non so se avete letto, pochi giorni fa a Padova dei ragazzi hanno invaso un cinema, l'hanno praticamente distrutto, se ne sono impossessati e hanno fatto così di quello un loro campo di battaglia. Quindi stiamo impoverendo anche tutte quelle, anche il territorio in un certo senso. Ecco, diciamo che i casi sono questi: salute, la salute cerebrale degli individui, la cultura, le attività ludiche sono una componente fondamentale anche per la nostra salute. Io ho frequentato l'Istituto d'Arte, sono una redattrice e sono una partita IVA. Sinceramente in questo momento mi guardo attorno e vedo veramente anche tristezza, perché il andare al cinema, andare al teatro, oltre a dare il lavoro e quindi aver danneggiato quindi economicamente, secondo me veramente dovremmo considerarlo come un danno sociale. Quindi riapriamo i cinema, riapriamo i teatri in sicurezza, perché possiamo farlo. Abbiamo visto Sanremo, non ha avuto il pubblico, penso solamente perché altrimenti
sarebbe stato, diciamo, altro che proteste. Scusi, ci abbiamo, finito. No, si avvia la conclusione, grazie. Ok, adesso arriva la conclusione. Vorrei anche ringraziare però dei ragazzi di Tolmezzo che si sono fatti 700 chilometri per sostenere tutti noi e sono riusciti, ecco, vedo che stanno arrivando lì perché devo veramente ringraziarli. Hanno fatto sì che a Tolmezzo si chiudessero un centinaio di imprese a nostro sostegno con il cartello fuori chiuso per protesta, quindi veramente solamente un secondo devo darle ad Alessandro una parola perché sono stati fantastici. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, quindi Alessandro, sempre dalla nostra regione Friuli Venezia Giulia. Tolmezzo è un piccolo paese di 10.000 abitanti, però siamo riusciti a fare un bel lavoro, unendo nello stesso intento di dimostrare qualche cosa e far capire che siamo tutti un po' arrabbiati, e quindi abbiamo chiuso più di 100, mi sembra 117 attività in un centro storico molto piccolo, e quindi ha fatto un bellissimo lavoro. Oltre a questo abbiamo anche fatto chiudere alcune attività in altri piccoli paesi confinati con il nostro, quindi grande supporto. La mancanza ovviamente di carnici e di tolmezzini a Roma è dovuta anche al fatto delle regioni arancioni, ovviamente, no? In questo momento, quindi molti non sono sentita di arrivare fino qui. Oltre a questo siamo arrabbiati da molti anni come tutti, anche perché le periferie, no, dell'Italia vengono sempre più spogliate da servizi, quindi anche questo è un grande problema per la sopravvivenza della montagna e la chiusura delle piccole attività commerciali. Grazie mille per questo duplice intervento inaspettato. Non lo sapete, no, forse qualcuno di voi crede di essere ancora libero, ma forse non avete letto un articolo del Sole 24 Ore di circa 2 anni fa che diceva chiaramente: visto che ormai la schiavitù è tra di noi, tanto vale proporre un contratto nazionale per gli schiavi, no? I nuovi schiavi siamo noi. Abbiamo scattato su questo palco molte indicazioni interessanti, dico forse la più importante di tutte, quella per cui dobbiamo essere uniti. Ci sono qui tante associazioni in rappresentanza di tante situazioni particolari, di tanti settori e di tante località. La cosa più importante è cominciare a unirsi, soltanto così potremo essere una forza incisiva a livello nazionale. Altre cose interessanti che abbiamo ascoltato è quella di un condono fiscale, l'hanno chiamata, ne stanno parlando, una pace fiscale. Molto bene, è un passo nella direzione giusta, ma non può essere solo un'occasione, perché poi si torna alla guerra dello Stato contro le partite IVA. Questa cosa deve finire. Ci vuole una pace fiscale duratura. Che vuol dire? Una cosa molto semplice: abbassare le tasse. Oltre a cancellare ciò che non abbiamo incassato in questi 2 anni, occorre abbassare le tasse. Proprio in questi giorni sono usciti fuori 2 dati illuminanti. L'anno scorso PIL dell'Italia meno 9%, l'anno scorso minore entrate nelle casse dello Stato meno 5%. Ma allora come mai? Se il PIL cala del 9%, le entrate dello Stato sono calate del 5%. Perché lo Stato continua a fare la sua parte, la sanguisuga. Deve finire questa storia, deve finire. Per questo motivo noi di Italia che Lavora abbiamo approntato un piano di salvezza nazionale che introduca certificati di compensazione fiscale in modo che le tasse da pagare diventino liquidità oggi per noi, in modo da avere liquidità subito spendibile. E per questo ci stiamo attivando con tutta una serie di piani in collaborazione con altre associazioni per risolvere questo annoso problema, perché è da 20 anni che c'è questo problema. Oggi siamo in una situazione di emergenza, che vuol dire una cosa semplicissima: che emergono i problemi che ci sono sempre stati e che nessuno ha mai risolto. Oggi finalmente deve arrivare il momento di risolverli. Grazie.